Al di là di soluzioni imminenti per evitare un'emergenza che sembra scongiurata, l'intento è stato anche quello di programmare il da farsi per il futuro. Pianificare per evitare che nei prossimi mesi i sacchetti di spazzatura facciano ancora bella mostra di sé lungo le strade. Lo ha sottolineato ieri il vicepresidente della Regione Campania e delegato all'ambiente Fulvio Bonavitacola nell'incontro con i sindaci dell'area nord di Salerno, il presidente di Ato Rifiuti Salerno Giovanni Cosce ed il commissario liquidatore di Ecoambiente Salerno Vincenzo Petrosino. Si sta valutando l'individuazione di siti in ausilio allo stire di Battipaglia, siti di stoccaggio temporaneo per defluire il flusso di spazzatura. Intanto si stanno analizzando le singole situazioni dei comuni salernitani per trovare, per quelli maggiormente in sofferenza, una soluzione entro la prossima settimana. Abbiamo fatto una verifica, una ricognizione generale sullo stato dei conferimenti di alcuni comuni, in particolare della zona dell'Agro, e quindi abbiamo analizzato alcune situazioni di particolare sofferenza e abbiamo cercato da qui a una settimana di trovare delle soluzioni, diciamo, emergenziali nel momento in cui si dovessero avere delle particolari difficoltà. Questo è stato un incontro molto proficuo ed anche operativo, perché anche con la collaborazione di Ecoambiente, che è la società provinciale, avremo degli interventi, delle ricognizioni su alcuni siti, diciamo, per avere la possibilità di trasferire temporaneamente dei rifiuti che non possono essere, diciamo, definitivamente collocati. Abbiamo effettivamente fatto un attimo il punto della situazione, abbiamo cercato di capire quali potessero essere le azioni programmatiche da mettere in campo per evitare di trovarci in seria difficoltà, soprattutto con il caldo che sta alle porte. Quindi si è trovata questa soluzione anche per trasferire i rifiuti altrove, trovare siti alternativi, non solo con lo stir di Battipaglia, e soprattutto conferire il FUTA anche altrove. Diciamo che sì, lo stir di Battipaglia inizierà chiaramente a, a lavorare tutta la parte del secco indifferenziato, quindi con, trasferendo la FUTA, la frazione lavorata, in altro sito che è già stato individuato, e quindi in prosecuzione sarà potenziato il trasferimento, e quindi ci darà sollievo per quanto riguarda una maggiore possibilità di conferire all'interno dello stir.